Gesù gioisce ogni volta che ritorni a Lui ed è contento di perdonarti. Di fronte alla tua milionesima richiesta di perdono sincero, il suo cuore prova una profonda ed amorosa tenerezza nei tuoi confronti ed è pronto a dimenticare le tue mancanze per incoraggiarti lungo il cammino del tuo Calvario, per condurti verso la tua progressiva divinizzazione. Gesù ti ama infinitamente di più di quello che pensi e farà in modo di condurti verso la salvezza e la vita eterna. Tu devi solo aver piena fiducia in Lui e cercare di compiere il bene per quanto ti è possibile. Il resto lo farà Lui. Tu non ti accorgi, ma Lui è sempre presente nella tua vita e fa in modo che tu possa esercitare il tuo amore verso il prossimo e verso di Lui. Quando sei consapevole di una mancanza, rivolgiti sempre a Lui e allorché vai a confessarti, ricordati che nella persona del confessore incontri Gesù. Quando ti sei confessato bene, una pioggia di grazia inonda la tua anima e Lui è contento di abitare in te. Ricordati che tu, come per tutte le altre persone, sei per Lui unico ed irripetibile, perché sei stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Ciò che tu pensi, nessuno lo penserà allo stesso modo. Ciò che tu fai, nessuno lo farà esattamente come lo fai tu. La tua visione del mondo e della vita appartiene esclusivamente a te, ma se ti conformi alla sua volontà, essa ha un valore infinito. È per questo che i suoi occhi, insieme a quelli del Padre e dallo Spirito Santo, tu sei preziosissimo e non vuole che tu ti perda. Quando sei tentato, potrai superare più facilmente la tentazione pensando al suo infinito amore per te e lo glorifichi ogni volta che confidi davvero in Lui.